Sono in fila al supermercato. La persona davanti a me ha un bel carrello da smaltire. Senza nemmeno pensarci due volte, tiro fuori il mio smartphone e comincio a scrollare. Sia mai che sia successo qualcosa negli ultimi 60 secondi, dall'ultima volta che ce l'avevo in mano. Ah, e poi guarda quanti messaggi sono arrivati. Un sacco di messaggi. Devo rispondere subito, adesso. Sciocchezze, sciocchezze. Vuoi la verità? Te la dico, ma prima ricorda di iscriverti al canale YouTube cliccando sul pulsante rosso e bianco che dice iscriviti e soprattutto attivando la campanellina che trovi accanto al pulsante, perché grazie a quella YouTube ti notificherà ogni volta che esce un nuovo video. Ma torniamo a noi, alla grande verità. Siamo vittime di una vera e propria dipendenza. Punto. E non è una dipendenza innocua, tutt'altro. Abituando la nostra mente ad una modalità di funzionamento continuamente frammentata, alla lunga andiamo a minare irrimediabilmente ogni nostra capacità di concentrarci su una cosa sola, anche quando siamo fisicamente lontani dallo smartphone. Recentemente ho riletto Deep Work, un libro di Cale Newport che non credo esista ancora in italiano, ma che se ne avessi il tempo tradurrei personalmente per due motivi. Una, perché ormai lo so a memoria a forza di sfogliarlo, e due, perché l'idea chiave dell'intero libro è a mio avviso rivoluzionaria. Il problema di vivere in un mondo sempre più distratto, come se lo switch continuo da una cosa all'altra fosse la norma, è che una volta che la nostra mente è abituata alla distrazione, la cerca di continuo, ne diventa dipendente e questo non ce lo dice quasi nessuno. Ti faccio un esempio tratto dalla mia quotidianità che forse ritrovi anche nella tua. Spesso mi capita di sguazzare felice nell'abitudine di guardare l'ora sul telefono mentre sto scrivendo o leggendo qualcosa di importante. Si tratti di un'email, di una presentazione, di un contratto, oh, quelli sono i più noiosi. La scusa è sempre la stessa, guardo quanto tempo mi resta, così so come regolarmi, cosa peraltro del tutto inutile, visto che di solito metto un timer per dirmi quando è il momento di passare al focus successivo. Ma questo è giusto per sottolineare quanto subdola sia questa tendenza ad autodistrarci continuamente, perché ormai ci siamo abituati a vivere così. Perché poi, naturalmente, da un gesto innocente come guardare l'ora, faccio unlock sullo schermo e mi compaiono le notifiche. E solo per il fatto di averle guardate, anche se non ho risposto, ho perso metà della mia concentrazione iniziale, nel giro di una decina di secondi. Certo, questa cosa magari la sappiamo teoricamente, ma con una mente abituata alla distrazione continua, soprattutto appunto grazie a queste simpatiche notifiche che invadono continuamente il nostro spazio fisico e mentale, diventiamo vittime inconsapevoli di interruzioni continue anche autoimposte, anche quando non ci sono interruzioni esterne e avremo la possibilità di concentrarci interamente su quello che stiamo facendo. Non ci riusciamo, perché uno stato mentale frammentato è ormai quello a cui ci siamo abituati. È facile pensare, ma che problema c'è? Quando è il momento di concentrarmi, faccio appello alla mia forza di volontà, spengo tutto e via. E invece no, perché anche quando decidiamo finalmente di concentrarci davvero, il nostro focus è più debole che mai, perché è stato continuamente messo a dura prova. Sarebbe un po' come mangiare per anni senza limiti e poi aspettarsi che con un giorno di cibo sano il nostro corpo torni in forma. Non sarebbe concepibile, giusto? Ci vorranno mesi, spesso anni per rimetterci in carreggiata, ammesso che riusciamo a farlo. Ok, c'è anche una buona notizia in tutto questo, e cioè che sono tante le cose che possiamo fare da subito per riallenare la nostra capacità di concentrazione. La prima, a cui Deep Work dedica un intero capitolo, consiste nel fare attenzione ai momenti di vuoto, cioè utilizzare la noia per allenare la nostra concentrazione. Ad esempio, possiamo cominciare ad utilizzare i momenti di attesa quando siamo in coda al supermercato per resistere alla tentazione di farci distrarre da Facebook, WhatsApp o qualunque altro social utilizziamo. E possiamo anche applicare questo nuovo approccio già domani, mentre siamo al lavoro, ai momenti di transizione da un focus all'altro. Quando abbiamo finito una cosa e stiamo per passare a quella successiva, proviamo a resistere alla tentazione di riempire il vuoto con un'occhiata veloce a quanti commenti e mi piace ha raggiunto il nostro ultimo post, o una scorsa su Instagram per vedere chi sta trascorrendo una giornata molto, molto più invidiabile della nostra. Ti avverto, soprattutto se lavori online, ma non solo, non sarà impresa facile. Beh, se fosse facile, che sfida sarebbe? Proviamo solo domani, non di più, e osserviamo come ci sentiamo a fine giornata. Se la cosa ci prende bene, proviamo anche il giorno successivo, e così via. Chiamiamola sfida Focus 24.
Suona un po' come un TG, ma così ce la ricordiamo meglio. Ora, se stai guardando la puntata dal sito biz-academy.it/forwardpodcast e accetti la sfida, condividi un thumb up qui sotto nello spazio dei commenti. Se stai ascoltando la puntata da Spreaker o Spotify o iTunes, ricorda di farlo in differita. È arrivato il momento di prendere in mano la nostra vita, senza più lasciare che la tecnologia ci rubi del nostro potere creativo. 3, 2, 1, si parte! Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.